Bene, buongiorno a tutti. State tutti entrando in aula e quindi possiamo dare inizio a questo webinar sulla semplificazione amministrativa nella fase 2. I compiti, dice chi l'ha organizzato, dei SUAP della Calabria, possiamo dire anche il contributo, il ruolo dei SUAP della Calabria. Questo è un evento online organizzato insieme in collaborazione con il SURAP della Regione Calabria all'interno del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo oggi sostanzialmente delle nuove disposizioni procedimentali in ambito di attività produttive derivanti dai decreti del governo e di una funzione molto importante per la Calabria, e cioè la gestione della conferenza dei servizi, anche telematica, nel portale, nell'importante portale Calabria SURAP. Questo webinar si inserisce nel nostro progetto, che molti di voi conoscono, che ha realizzato tante attività di formazione, informazione e affiancamento online, che ha monitorato attraverso indagini anche l'attuazione delle misure di semplificazione nei diversi territori e nelle regioni italiane, e soprattutto, diciamo, ha costituito dei centri di competenza per la semplificazione in alcune regioni, tra le quali la Calabria, in forte collegamento con il SURAP, e speriamo che questo centro di competenza continui ad operare come negli anni precedenti, anzi si rafforzi anche di professionalità derivanti dal territorio della Regione Calabria. Questi sono i centri di competenza attivati, come vedete ci sono diverse regioni sia del nord che del sud, e in prospettiva speriamo di realizzare una rete tra gli stessi centri di competenza, che in parte c'è, per lo scambio, diciamo, di buone pratiche da questi realizzati. Le tematiche che sono state affrontate nelle attività di formazione sono state molteplici, come vedete, che vanno da micro autorizzazioni come quelle relative agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici, a cose invece un po' più complesse come la riduzione dei termini dei procedimenti, la digitalizzazione delle procedure. Su questo link trovate tutte le attività realizzate e soprattutto trovate la registrazione di webinar e di altri materiali, la disponibilità di slide che possono essere utili a chi non li ha seguiti e volesse approfondire alcuni argomenti. Ovviamente adesso siamo in una fase un po' diversa da quella da quale eravamo partiti 2 anni fa, sia perché abbiamo realizzato una serie di attività, sia perché c'è stata ovviamente l'emergenza sanitaria e successivamente c'è il problema ovviamente di riprendere le attività economiche, che sono state alcune sospese, sostenere le imprese, cercare di aiutarle a non chiudere soprattutto e a riprendere le attività. Quindi noi vogliamo supportare le amministrazioni affrontando una serie di problemi quali che a nostro avviso possono sostenerle nel rendere più tempestive alcune decisioni, quindi l'utilizzo della conferenza di servizi semplificata, l'applicazione del silenzio assenso, la riduzione dei controlli ex ante e l'aumento dei controlli ex post. Un interessante articolo che è molto, molto semplice e molto snello, che dà un'idea di come si può passare dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione, è allegato tra i materiali che trovate sul sito dell'evento. Un'attività che è in corso, alla quale chi è interessato può iscriversi, anche se alcune attività sono già state realizzate, è questo programma di formazione, informazione e affiancamento che abbiamo varato all'interno del progetto,
che si chiama Dalla sospensione alla ripresa, che ha preso avvio il 1° maggio e che per ogni argomento, la conferenza di servizi semplificata, il silenzio assenso, l'autorizzazione unica ambientale, il provvedimento autorizzatorio unico, organizza sia un webinar introduttivo, sia dei gruppi di lavoro per risolvere dei casi concreti e rispondere a quesiti specifici e un webinar di approfondimento successivo, nel quale poi si discutono i casi che sono stati analizzati. A questo link trovate tutto il programma che comunque vi ho riassunto in questa slide. Ma torniamo, diciamo, al nostro webinar, che è rivolto prevalentemente ai SUAP e a SUE e agli altri enti coinvolti nei procedimenti, in particolare della Regione Calabria, che sarà così organizzato. Dopo questa mia introduzione, vedo che il dottor Iracà si è collegato. Ci sarà un saluto del dottor Iracà, che della Regione Calabria, e quindi gli interventi dei nostri esperti, che molti di voi conosceranno, che sono Franco Della Nera e Caterina Enrico. Lasceremo poi il più tempo possibile, vediamo 20 minuti, 25, a secondo anche delle domande che voi potete porre in chat, una risposta ai vostri quesiti. Quelli per i quali non ci sarà tempo di rispondere verranno poi successivamente pubblicati sulla pagina di eventi alla quale vi siete iscritti. Vi ricordo appunto che potete porre le domande in chat e che poi troverete la registrazione di questo evento e i materiali presentati a questo indirizzo che è quello dal quale vi siete iscritti. Vi anticipo già che non potete, allo stesso indirizzo potete poi successivamente scaricare l'attestato di partecipazione, ma vi anticipo già che avremo un po' di ritardi su questa cosa. Ecco, dovrete pazientare qualche giorno perché ovviamente adesso stiamo realizzando moltissime attività di informazione, formazione, affiancamento online a distanza, lavoriamo anche noi a distanza. Quindi capite bene che per fare attestare la presenza di migliaia di persone ci vuole un po' di tempo. Comunque, ecco, al massimo entro in una settimana potete successivamente scaricare il vostro attestato. Questo è tutto, auguro a tutti buon lavoro e se c'è il dottor Iracà gli passerei la parola. Altrimenti vediamo, passo la parola. Eccolo qui, buongiorno. Non la sentiamo. Mi sentite? Eccolo, Mi sì, sentite adesso? prego. Buongiorno, buongiorno. Ti No, passo la parola. un saluto a tutti, grazie per l'invito. Io vi lascerò subito dopo, diciamo, il mio intervento perché dovevo raggiungere la cittadella di Catanzaro. Infatti mi sono fermato a casa stamattina proprio per evitare di, come dire, impattare con l'orario della webinar durante il viaggio e quindi non riuscire poi a collegarmi. Io ritengo fondamentale, diciamo, momenti di formazione quali questo che stiamo, diciamo, state avviando oggi, anche in ragione di quelle che sono state le ultime iniziative in termini di semplificazione introdotte dal decreto rilancio. L'esperienza fatta in Regione Calabria è un'esperienza che in questi anni si sta rivelando, diciamo, sempre più fondamentale per il sistema economico e produttivo calabrese in termini di semplificazione delle procedure amministrative che riguardano appunto le imprese, ma anche in termini, diciamo, di favorire sempre meglio i rapporti interistituzionali tra tutti gli enti coinvolti nella gestione delle procedure di competenza. L'esperienza anche del centro di competenza Formez, che comunque è stato attivato in regione, lo ritengo fondamentale anche alla luce, ripeto, di quelle che sono le nuove procedure introdotte dal decreto rilancio, sulle quali vi invito, insomma, a riflettere, tenuto conto del fatto che almeno in una prima stesura
a mio parere si ponevano dei problemi, diciamo, anche di natura problematica, tenuto conto che si faceva riferimento in specifico modo al procedimento a distanza di parte. Nello stesso tempo, però, si introduceva la possibilità di produrre, in termini appunto di semplificazione e quindi di autocertificazione, di stati di fatto oggettivi o soggettivi riguardo alle imprese per l'accesso a contributi o sovvenzioni pubbliche, articolo che noi abbiamo comunque utilizzato nell'ambito degli avvisi che la Regione Calabria ha lanciato in questi giorni, sta lanciando per il sostegno alle imprese, appunto durante l'emergenza sanitaria che stiamo tutti quanti vivendo. Io credo che dall'articolazione della nuova normativa, diciamo, derivino per le amministrazioni pubbliche interessate una serie di sfide. La prima sfida che mi pare il legislatore, insomma, stia lanciando nell'ambito appunto di quella che è gli articoli che riguardano la semplificazione del decreto rilancio, è quello che occorre introdurre sempre maggiore semplificazione. Nello stesso tempo, però, le amministrazioni sono chiamate ad elevare i livelli di efficienza e in termini di risposta alle imprese e in termini anche di controlli successivi. Laddove appunto è stata ridotta il termine per l'intervento eventualmente in autotutela da parte dell'amministrazione, sono stati rafforzati i controlli che le amministrazioni devono porre in essere. Per appunto verificare quanto autocertificato dalle imprese, e nello stesso tempo ovviamente sono state anche rafforzate gli aspetti, diciamo, sanzionatori nei confronti dei soggetti richiedenti. Questo, a mio parere, pone, come dire, un ulteriore interrogativo alle amministrazioni in termini di capacità di risposta. In termini di assunzione di responsabilità, ma anche in termini di accompagnamento, di capacità di accompagnare le imprese all'interno, diciamo, delle nuove procedure di semplificazione, perché è fuori di dubbio che diciamo, è chiaramente possibile per le imprese, per i soggetti, diciamo, che intendono ottenere l'autorizzazione da parte delle amministrazioni. Procedere, diciamo, anche attraverso le procedure, diciamo, quanto più semplificate, attraverso l'utilizzo di metodi di modelli di autocertificazione. Vengono introdotti, come dicevo prima, ulteriori, diciamo, elementi di semplificazione, però è anche vero che ciò che ne consegue in termini di necessità di attivare i controlli della pubblica amministrazione, in termini poi eventualmente di diciamo, procedere nei confronti dei soggetti che abbiano dichiarato in qualche maniera, diciamo, fatti o atti non corrispondenti, diciamo, alla verità, appunto procedere nei confronti, diciamo, dei soggetti dichiaranti anche in termini, diciamo, di segnalazione, diciamo, penale, no? E quindi questo pone ovviamente alle amministrazioni pubbliche un ulteriore, diciamo, quadro di responsabilità rispetto al quale dobbiamo essere pronti in termini di risposte, in termini di strumenti e in termini, diciamo, di maggiore efficienza. Io credo che l'esperienza che, insomma, la Regione Calabria sta portando avanti da tempo è un'esperienza importante. Ci stiamo, come dire, ci abbiamo investito tanto, stiamo investendo tanto in termini di risorse finanziarie, strumentali, umane, in termini di competenze. Ed è uno strumento che è diciamo, un intervento che noi ovviamente puntiamo a portare avanti in maniera sempre più rafforzata, tenuto conto di quelle che sono le implicazioni che ovviamente oggi voi approfondirete in maniera, diciamo, quanto più opportuna. Riguarda appunto la normativa anticrisi, ma anche in termini di quello che poi dovrà essere necessariamente la capacità di un rilancio del nostro, mi riferisco al sistema economico e produttivo calabrese, in specie per quel che riguarda la possibilità che abbiamo di attivare le zone economiche speciali. All'interno delle zone economiche speciali, ovviamente il tema della semplificazione assumerà un rilievo sempre più importante, insieme al tema dell'accompagnamento, la capacità di attrarre investimenti, la capacità di sostenere gli investimenti delle imprese. Il tema, lo ripeto, della semplificazione sarà un tema fondante.
Io ritengo che da questo punto di vista speriamo di uscire presto anche diciamo, dal quadro normativo legato alla crisi, con l'obiettivo ovviamente però, e questo credo che, insomma, almeno da quello che sta avvenendo a livello nazionale, sui tavoli nazionali, ovviamente questo è l'indirizzo di introdurre sempre di più, al di là dell'aspetto diciamo, che purtroppo ci troviamo tutti quanti a vivere in questo momento, introdurre sempre di più elementi di semplificazione. Ha avuto un riguardo però, lo ripeto perché lo ritengo fondamentale, alla necessità di dotare le nostre pubbliche amministrazioni di strumenti tanto più adeguati per, da un lato supportare le imprese e dall'altro avere la capacità di risposta adeguata, diciamo, alle esigenze del sistema economico produttivo, nazionale e regionale nel nostro caso. Io colgo l'occasione per salutare tutti quelli che sono in chat, vi auguro buon lavoro e insomma, speriamo di poterci incontrare presto di persona e magari poter scambiare, diciamo, le nostre esperienze in maniera un po' più, sostanziale. Grazie. Grazie a lei. Prego, Franco Della Nera. Buongiorno a tutti e a tutte. So che oltre, diciamo, ai colleghi della Calabria sono presenti anche colleghi di altre regioni che saluto e ringrazio per il contributo che vorranno darci. Con i calabresi, diciamo, ci conosciamo sicuramente, con i colleghi di fuori mi presento brevemente. Sono Franco Della Nera, appunto mi occupo di semplificazione dal 2001 e collaboro col Formez da tutti questi anni. Puoi alzare il tono di voce per... Sì, si sente meglio ora? Abbastanza. Ok. Allora, è chiaro come diceva anche la dottoressa Ferrara e il dottore Racà, che diciamo, questi nostri incontri avvengono in un momento assolutamente particolare, insomma, sia dal punto di vista della situazione terribile che abbiamo vissuto e che in parte ancora viviamo, e le iniziative che Cerca di sulla parlare più questione. forte, Franco, grazie. Iniziative, ora mi sentite meglio? Cerca di parlare più Le iniziative forte. della Sì, cosiddetta va bene. fase 2, che il governo, le regioni e i comuni sono impegnati ad attuare per supportare le imprese, i cittadini, i lavoratori. Noi che invece ci occupiamo esclusivamente di procedimenti amministrativi, cerchiamo, diciamo, insieme di capire quali sono queste semplificazioni previste e come attuarle. Ovviamente, come SUAP in particolare, le attività si concentrano sui procedimenti amministrativi, per questo che in questa fase 2 tutte le disposizioni per quanto inerenti alle attività produttive che però si riferiscono alla salvaguardia sanitaria, quindi distanze di sicurezza, mascherine, disinfettanti, insomma tutto quello che serve per garantire la sicurezza sia degli operatori economici che della clientela, ovviamente sono compito delle autorità di vigilanza comunale, quindi dei vigili, delle ASP, eccetera. La Regione Calabria, con l'ordinanza 43 del 17 maggio, sostanzialmente ha definito puntualmente le condizioni di salvaguardia della salute da applicare da parte delle imprese nei diversi comparti e ha utilizzato l'allegato A, che sono le linee guida,
per la riapertura delle attività economiche che è stato prodotto dalla conferenza delle regioni e che poi è stato concordato con il governo. Questa ordinanza, come tutte le altre ordinanze calabresi, sono facilmente rintracciabili sul portale regionale. Dalla home page basta cliccare su portale R-Covid-19 e in quel portale si trovano tutte le informazioni che riguardano, diciamo, le varie ordinanze che sono state pubblicate. Allora, in questi mesi noi abbiamo avuto, diciamo, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, sostanzialmente il blocco delle attività. Rispetto a questo blocco, sostanzialmente le imprese si sono comportate in tre modi. Imprese che hanno chiuso l'attività in base a quanto previsto dal DPCM e dai DPCM successivi, non comunicando né la chiusura né la sospensione temporanea dell'attività al suo app di riferimento. Altre imprese che invece hanno comunicato la chiusura o la sospensione temporanea dell'attività al SUAP, e poi ci sono le imprese che non hanno chiuso perché non rientravano nei codici Ateco a cui era stata imposta diciamo, la chiusura. Allora, le imprese che hanno chiuso le attività non comunicando né chiusura né sospensione temporanea al SUAP, ovviamente quando riaprono non devono comunicare niente al SUAP, dato che la chiusura e la riapertura sono avvenute in osservanza ad una norma imperativa nazionale, salvo ovviamente rispettare le prescrizioni sanitarie. A meno che non si tratti di imprese che appartengono al settore turismo e alla somministrazione, e che non facciano interventi edilizi per conformare i locali alle prescrizioni sanitarie o richiedano un ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico, che è l'argomento di cui ci occupiamo stamani, non devono sostanzialmente fare niente. Le imprese invece che avevano comunicato che non riapriranno, diciamo, pur non avendo comunicato niente al SUAP, ovviamente se non sono in condizioni di riaprire, dovranno, diciamo, fare la pratica al SUAP di chiusura dell'attività, la cessazione dell'attività e ovviamente fare la procedura presso la Camera di Commercio. Le imprese invece che hanno comunicato la chiusura o la sospensione temporanea dell'attività al SUAP, nel momento che riprendono, devono ovviamente comunicare al SUAP la ripresa dell'attività, dichiarando se ci sono state variazioni all'attività d'impresa e ovviamente anche qui rispettando tutte le prescrizioni sanitarie. Anche per queste vale quello che dicevo prima, che se ci sono state o si prevede di fare delle opere edilizie per conformare i locali oppure richiedere un ampliamento per l'occupazione del suolo pubblico, ovviamente devono conformarsi a quelle che sono le previsioni che vedremo stamattina. Il testo di riferimento lo accennava il dottor Iracà. Sostanzialmente è il decreto legge 34 del 19 maggio 2020, il cosiddetto decreto rilancio. Quindi in quel decreto le uniche semplificazioni e liberalizzazioni che sono state introdotte riguardano appunto il settore, le attività turistico-ricettive, perché erano ovviamente quelle più urgenti, cioè il 19 maggio sostanzialmente negli altri anni molte di queste attività che sono anche stagionali già diciamo avviano le loro attività. Quest'anno con le chiusure c'era stato questo ritardo e quindi ovviamente c'era la necessità per questo comparto
di dare immediatamente le indicazioni. Tant'è vero che su 200, circa 270 articoli che riguardano, diciamo, gli aiuti economici, che riguardano il sostegno alle imprese, ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori, quegli articoli che si occupano di semplificazione sono tre o quattro e riguardano appunto questi settori. Il grosso della semplificazione avverrà fra poche settimane perché, come è stato annunciato, sarà varato un decreto legge semplificazioni che riguarderà sia le opere pubbliche che ovviamente le attività imprenditoriali private. Per le opere pubbliche si tratterà di modificare o semplificare il codice degli appalti. E le semplificazioni procedimentali per tutte le attività economiche riguarderanno sia le nuove attività che le attività già esistenti che vorranno fare modifiche. Naturalmente, siccome questo decreto andrà in conversione ai primi di luglio, è probabile che ci sia anche qualche modifica che poi in sede parlamentare verrà, diciamo, apportata anche per quello che riguarda, diciamo, le semplificazioni che ad oggi in questo decreto sono contenute. Il decreto, come sapete, è stato pubblicato il 19 di maggio, dopo diversi giorni dal suo annuncio, proprio perché è un documento, diciamo, estremamente complesso e corposo sostanzialmente. Quello che ci riguarda, diciamo, in maniera particolare, che è l'oggetto del nostro incontro di stamani, sostanzialmente sono gli articoli 177, 181 e 264. Gli articoli 177 e 181 riguardano in maniera specifica il comparto del turismo e della somministrazione. L'articolo 264 si occupa più della parte, diciamo, degli interventi edilizi. Allora, gli articoli 177 e 181, come dicevo, sono legati all'attività turistico-ricettive, sia come ricettività che come somministrazione. Mentre gli altri articoli di questo blocco, quindi il 178, 179, 180, 182, sono dedicati agli aiuti economici, al fondo per il turismo, alla promozione turistica, alla cultura. Quindi riguardano, diciamo, la parte di supporto alle imprese e non hanno, diciamo, attinenza con i procedimenti amministrativi che interessano lo sportello unico. L'articolo 177. Allora, il comma 1 sostanzialmente si riferisce al fatto che non è dovuta la prima rata dell'imposta dell'IMU e elenca quali sono, diciamo, i casi in cui non è dovuta. Si va dagli immobili adibiti agli stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e gli stabilimenti termali. Poi gli immobili che rientrano nella categoria commercio D2, gli immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli, insomma tutto il comparto della ricezione. Il problema è che c'è una condizione specifica, cioè la condizione è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. Il senso penso che sia chiaro, cioè si vuole sostanzialmente dare questa agevolazione a chi gestisce direttamente una o più di queste attività. Naturalmente è chiaro che
Ci possono essere casi particolari che il comma non definisce, che per esempio possono riguardare il fatto che io posso essere titolare del proprietario del terreno dove c'è il campeggio, però poi per la gestione del campeggio ho costituito una SNC dove ci sono io, ci sono i miei figli, oppure un'altra forma societaria dove comunque ci sono io. In questo caso sostanzialmente diciamo è tutto diciamo legato a me, ma da un punto di vista formale c'è una distinzione fra il proprietario, che magari appunto è una persona fisica, e il gestore di queste attività. Su questo aspetto stiamo chiedendo, diciamo, delle delucidazioni anche ai nostri esperti per capire se in questi casi, diciamo, debba valere il fatto di non poter usufruire di questo beneficio, oppure se in qualche modo possa essere, diciamo, utilizzato. L'articolo 181, il comma 1, anche qui parla di un esonero, sono esonerati fino al 31 ottobre del 2020 dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico sostanzialmente e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 446 del 97, che sostanzialmente dice che i comuni con proprio regolamento possono, diciamo, stabilire dei canoni sia per le occupazioni annuali che per quelle temporanee. Invece è molto interessante, molto importante il comma 2. Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero l'ampliamento delle superfici che sono già state concesse, sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160 e senza l'applicazione dell'imposta di bollo. Allora, su questo aspetto sostanzialmente ci sono due cose da sottolineare. La prima ovviamente che viene, diciamo, abolita l'imposta di bollo. La seconda è che per la prima volta, forse dal 1998, dal primo DPR sullo sportello unico, il legislatore fa una deroga al regolamento di funzionamento dello sportello unico. Ora, su questo, soprattutto, diciamo, qui parlo ai calabresi, diciamo, sostanzialmente, dato che in Calabria, diciamo, è operativo da diversi anni un sistema regionale SUAP, che è conosciuto sia dai commercialisti, sia dai tecnici, sia dagli enti, eccetera, la disposizione, secondo noi, non è da considerare, diciamo, imperativa, nel senso che il comune, se vuole, può indicare che la presentazione di questa istanza avvenga all'interno del portale Calabria SUAP, oppure per quei pochissimi comuni che non aderiscono alla rete regionale, presso, diciamo, il canale telematico del proprio sportello SUAP, per fare in modo come posso dire, di avere contezza all'interno, diciamo, delle pratiche che riguardano quell'impresa, anche di questa nuova richiesta. Per chi utilizza Calabria SUAP, però, è importante comunicare, e questo lo si può fare anche sul portale web del comune, comunicare ai commercialisti, perché di solito sono loro che inseriscono queste pratiche, che nel momento dell'inserimento
devono indicare come tipo di procedimento la comunicazione. Perché? Perché altrimenti il sistema, se indicano, diciamo, procedimento ordinario, li vincola all'inserimento della marca da bollo. E quindi va inserita come comunicazione. Poi, una volta che arriva al SUAP, sarà il SUAP che gli cambia l'iter procedimentale in procedimento ordinario. E lì il sistema non blocca il SUAP per il discorso della marca da bollo. Dato che questa domanda semplificata è rivolta esclusivamente al comune, non sono previsti endoprocedimenti di altri enti. Si tratta ovviamente di un iter procedimentale temporaneo, operante ad oggi fino al 31 dicembre 2020, perché non sappiamo se poi con le modifiche in sede di conversione o con il prossimo decreto semplificazione verrà apportata qualche ulteriore modifica, che viene consentito in deroga alle normative di settore, proprio per favorire l'immediata operatività. E da questo punto di vista il suggerimento che ci sentiamo di dare è che, seppure nel comma che abbiamo visto e nel decreto non si faccia cenno, diciamo, ai tempi del procedimento, è evidente che questo tipo di domande deve essere evaso in tempi rapidissimi, proprio per cogliere, diciamo, lo spirito con cui è stata fatta anche la deroga rispetto alle normative di settore, nel senso che sono risposte che necessitano, come diceva il dottor Iracà, ancora di più in questa fase di risposta immediata, perché diciamo, la stagione turistica sostanzialmente è iniziata. E su questo aspetto, un altro suggerimento che possiamo dare sarebbe quello che i sindaci facessero, diciamo, una sorta di ordinanza, eccetera, nella quale sostanzialmente inseriscono un dimensionamento di quello che può essere, diciamo, la richiesta di ampliamento di suolo pubblico. Lo stanno già facendo alcuni sindaci anche in Calabria. E fra l'altro è una proposta di modifica da portare, diciamo, in sede di conversione da parte della Commissione Affari Istituzionali della Conferenza delle Regioni, nel senso che questo consentirebbe sicuramente un decorso ancora più rapido della pratica, perché a questo punto, avendo già, diciamo, un limite su cui si può chiedere, diciamo, l'ampliamento della superficie, il comune, l'ufficio tecnico, i vigili urbani, devono solo verificare se quella richiesta del 25, del 30 o quello che sarà, diciamo, incide sull'eventuale ostruzione del traffico, incide sulla sicurezza, diciamo, dei passanti, eccetera, e se tutto è a posto da questo punto di vista, l'autorizzazione può essere data immediatamente. È chiaro che se non c'è questo dimensionamento, i comuni si possono trovare di fronte a richieste di raddoppio o addirittura del 70-80% della superficie finora occupata. E ovviamente questo tipo di verifiche può creare qualche problema in più, anche proprio in termini di tempi per la risposta. Il comma 3, anche questo è molto importante, perché dice che la posa in opera, quindi richiesta di ampliamento della superficie, o per chi aveva già una concessione, la posa in opera temporanea sulle vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico da parte dei soggetti che abbiamo detto,
strutture amovibili come dehors, attrezzature, pedane, ombrelloni, purché sempre funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 287 del 91, non è subordinata alle autorizzazioni degli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 42-2004. Cioè, in pratica viene sospesa anche l'autorizzazione paesaggistica, nel senso che non solo, come abbiamo visto prima, vengono sospese le normative di settore di vario tipo, ma viene sospesa anche l'autorizzazione paesaggistica. Altro elemento è che la posa in opera di queste strutture va in deroga anche all'articolo 6,1 lettera e bis del DPR 380 del 2001, che dice che le opere temporanee, movibili, eccetera, hanno una durata massima di 90 giorni. Invece, qui il limite arriva direttamente al 31 dicembre del 2020. Allora, gli esercizi che sono interessati, diciamo, a questo tipo di semplificazione sono questi indicati con i punti A, B, C, D, dell'elenco, come dicevo prima, della legge 287 del 91. Questo elenco e questo riferimento all'articolo 5, nei fatti è stato superato e ricompreso nella tabella A del decreto legislativo 222 del 2016. Io l'ho riportato perché, dato che il decreto richiama esattamente quest'elenco, era ovviamente doveroso sostanzialmente. È chiaro che probabilmente è stata, diciamo, come posso dire, una svista per la fretta di arrivare alla pubblicazione, ma come voi sapete meglio di me, la tabella A del decreto legislativo 2016 sostanzialmente cambia un po' l'impostazione, perché ragiona sui regimi amministrativi e ragiona soprattutto il dove si somministra, e quindi fa una distinzione fra le zone tutelate con autorizzazione, le zone tutelate non tutelate con SCIA, e soprattutto fa una distinzione anche fra chi esercita: un conto sono i privati o le società che gestiscono questo tipo di attività, poi però ci sono i circoli riconosciuti e non riconosciuti, aderenti o non aderenti, diciamo, organismi nazionali, e anche qui con la distinzione se operano in zone tutelate o non tutelate. Nel frattempo, dal 1987, sono venute fuori altre tipologie di somministrazione, penso all'home restaurant, alla somministrazione a domicilio, all'asporto, eccetera. Quindi sostanzialmente io consiglierei di tenere, diciamo, tenere a memoria sostanzialmente gli articoli della tabella A, insomma, i punti di riferimento della tabella A del 2016. Per le operazioni edilizie necessarie all'adeguamento delle prescrizioni per il Covid, se l'impresa intende mantenerla anche dopo il 31 dicembre 2020, deve rispettare le previsioni di cui all'articolo 264. Questo articolo ovviamente riguarda, come ho cercato di dire, la parte edilizia, e di questo articolo vi parla la collega Caterina Errigo, alla quale cedo la parola ringraziandovi per l'attenzione. Allora, buongiorno a tutti. Allora, io sono Caterina Errigo, sono consulente del Formez per i temi della semplificazione. Intanto che parte la presentazione, sono insomma, consulente anche della Regione Calabria per quello che riguarda i procedimenti amministrativi che sono ricompresi nel portale Calabria SUAP.
In questa, diciamo, parte del webinar ci concentriamo sulle semplificazioni e liberalizzazioni che sono state introdotte con l'articolo 264 del decreto rilancio e faremo poi un passaggio sulla gestione della conferenza dei servizi nell'ambito del portale Calabria Swap perché comunque, come vedremo, insomma, la conferenza dei servizi, come ha detto anche il dottore Iracà, e come sappiamo, la conferenza dei servizi rappresenta uno strumento importante per accelerare i procedimenti amministrativi. Per quello che riguarda l'articolo 264, la lettera B, noi ci occuperemo esplicitamente ed esclusivamente di quelli che riguardano i swap, delle parti che riguardano il swap. Non andiamo a parlare degli altre lettere del 264, la A e la D, che parlano più che altro della possibilità di introdurre l'autocertificazione per l'erogazione dei benefici economici, ma in questo caso questo non riguarda il nostro tema. Invece la lettera B del comma 1 dell'articolo 264 introduce la riduzione del termine per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi che sono stati presi e adottati in relazione all'emergenza Covid. Quindi con questa norma il governo, come dire, prevede che l'annullamento di questi provvedimenti possa essere fatto nel termine di 3 mesi invece che nei 18 mesi ordinari che sono previsti dall'articolo 21-octies e questo termine decorre dalla data di adozione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio assenso. Laddove naturalmente questa è rimasta rispetto alla previsione ordinaria della norma, laddove l'atto legittimo sia stato adottato sulla base di false dichiarazioni e quindi no, non sulla base di fatti o di altri argomenti, ma proprio sulla base di dichiarazioni false, l'atto naturalmente è annullabile anche oltre, in autotutela, anche oltre il termine dei 3 mesi. Questa cosa è naturalmente particolarmente importante perché consente di avere una sorta di certezza rispetto alla durabilità degli atti. Viene replicata questa misura nella lettera C del comma 1 dell'articolo 64, che dice che per le attività avviate in SCIA, sempre in relazione all'emergenza Covid, viene ridotto da 18 a 3 mesi il termine che le pubbliche amministrazioni hanno per eventualmente vietare la prosecuzione dell'attività in autotutela, laddove ne ricorrano le ragioni di interesse pubblico previste dall'articolo 21 nonies della legge 41, da 18 a 3 mesi. Quindi ordinariamente le pubbliche amministrazioni decorsi i 60 o i 30 giorni delle verifiche nel merito di quanto contenuto nelle SCIA hanno solitamente 18 mesi dal decorrere di questi 60 o 30 giorni per procedere al divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui sorgano delle ragioni di interesse pubblico, questo termine con questa norma è stato ridotto per le SCIA che sono state presentate in relazione all'emergenza Covid da 18 a 3 mesi. E naturalmente i 3 mesi decorrono dalla data di scadenza dei 60 o dei 30 giorni previsti per la verifica dei requisiti. Anche in questo caso si cerca di dare una maggiore, come dire, certezza rispetto alle attività che sono avviate con la SCIA in relazione all'emergenza sanitaria, quindi soprattutto in relazione alla possibilità di far ripartire le attività economiche a seguito, diciamo, dello stop che c'è stato nella fase 1. Per quello che riguarda invece la lettera E del comma 1 dell'articolo 264, questo introduce una norma che precisa che nei casi in cui vengano adottati provvedimenti con la formazione attraverso la formazione del silenzio assenso,
il responsabile del procedimento deve adottare necessariamente il provvedimento conclusivo nei 30 giorni dal momento in cui si è formato il silenzio assenso. Cioè, mentre finora era detto che si potevano acquisire i pareri per silenzio assenso, ma tranne nel caso della conferenza semplificata non era previsto il termine entro cui il responsabile del procedimento doveva adottare il provvedimento conclusivo, la lettera E stabilisce che questo provvedimento conclusivo debba essere adottato nei 30 giorni. Nei casi in cui il silenzio assenso si formi, o ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 2 della legge 241, che è quello che disciplina il silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni e tra pubbliche amministrazioni e gestori di beni e servizi, l'articolo 14 bis, comma 4 e 5, che è l'articolo che regola la conferenza di servizi semplificata asincrona, che quindi stabilisce i casi in cui si va a formare il silenzio assenso nelle conferenze semplificate, e l'articolo 14 ter, comma 7, che invece disciplina la formazione del silenzio assenso nel caso delle conferenze di servizi simultanee o sincrone. Quindi in tutti questi casi il responsabile del procedimento ha l'obbligo di adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dalla formazione del silenzio assenso. Nel caso la lettera F invece del comma 1 dell'articolo 264 affronta il tema degli interventi anche edilizi che sono necessari per ottemperare le misure di sicurezza richieste per fronteggiare l'emergenza sanitaria e consentire il riavvio delle attività economiche. Questi interventi sono comunque ammessi anche in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi, quindi senza verificarne la conformità edilizia e urbanistica, ma nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e dei beni culturali del paesaggio, sono comunque realizzabili e quindi va verificata la conformità a questo tipo di vincoli più che altro, più che alla conformità urbanistica edilizia. Possono essere, se non rientrano tra gli interventi consentiti con l'edilizia libera, di cui all'articolo 6 del DPR 300 del testo unico per l'edilizia, questi interventi possono essere realizzati presentando una CILA edilizia, quindi una comunicazione di inizio lavori edilizia asseverata dal tecnico abilitato, a cui va allegata una dichiarazione del titolare che precisa che queste opere sono necessarie per ottemperare le misure di sicurezza previste per fronteggiare il Covid, l'emergenza sanitaria. Non è ne quindi necessario richiedere pareri o altro, con esclusione dei titoli abilitativi previsti dalla parte 2 del decreto legislativo 42-2004, che sono i pareri relativi ai beni culturali, nel caso in cui ci siano, questo tipo di pareri della parte 2 vanno richiesti. Gli altri invece no, bisogna attestare la conformità ai vincoli, alle norme di sicurezza, ma non bisogna richiedere i pareri, a meno che l'interessato non decida, nel presentare la CILA, di dichiarare che vuole che siano acquisiti i pareri laddove necessario. In questo caso lo può indicare e allora il SUAP o il SUE procede all'acquisizione dei pareri necessari, anche naturalmente tramite la conferenza dei servizi. Sempre questa lettera, questa parte, prevede la possibilità di mantenere queste opere di emergenza fino al 31 dicembre 2020. Nel caso in cui però si vogliano mantenere queste opere anche oltre questo termine, va fatta richiesta espressa entro il 31 dicembre 2020 al Comune e il Comune deve adottare un atto espresso, previo accertamento in questo caso della conformità alla disciplina urbanistica edilizia vigente, quindi di fatto possono essere mantenute solo le opere che effettivamente sono comunque conformi
dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e questo atto deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di mantenimento delle opere edilizie. Queste opere sono comunque esentate dal contributo di costruzione, se previsto, e per l'acquisizione delle autorizzazioni e gli atti in assenso, che nel caso di mantenimento delle opere oltre il 31 dicembre 2020 è comunque necessario, va naturalmente indetta una conferenza dei servizi semplificata asincrona. Passando invece alle disposizioni del comma 2, per le domande poi, come è stato detto prima, ci sarà la possibilità di scriverle dopo in chat. Se qualcuno vuole cominciare a scriverle, può anche cominciare a scriverle, dopo proveremo a rispondere a quelle che riusciremo, che ci saranno consentite nel tempo che abbiamo. Il comma 2 della lettera A dell'articolo 264 invece va ad agire sull'attività della pubblica amministrazione, su una norma, va a rafforzare una norma che già esiste in realtà, come aveva accennato prima anche il dottore Data, che vuole spingere le pubbliche amministrazioni da un lato non chiedere all'azienda, al cittadino, documenti che sono già in possesso della stessa amministrazione oppure di altre pubbliche amministrazioni. Questo divieto è previsto all'articolo 18 della legge 241, è previsto nelle disposizioni del DPR 445 del 2000, è, come dire, un elemento fondamentale e ancora probabilmente poco compreso, poco attuato in molte pubbliche amministrazioni, ma soprattutto in questa fase in cui si andrà sempre di più verso le autocertificazioni, come abbiamo visto, no? Cioè per le autocertificazioni sull'erogazione dei benefici economici, e si andrà sempre di più verso l'applicazione, probabilmente, però l'idea, la tendenza è quella. Si andrà sempre di più verso l'applicazione della SCIA al posto dei procedimenti autorizzatori. E sarà sempre più necessario che le pubbliche amministrazioni operino rispettando questo principio di evitare di chiedere al cittadino o all'azienda cose che sono già in proprio possesso, dati che sono già in proprio possesso. Per il comma 2 prevede spingere sul pedale dei controlli le pubbliche amministrazioni, anche qui andando a toccare un dato. Un punto importante per le pubbliche amministrazioni che dovranno sempre di più affrontare procedimenti in SCIA, perché si richiede alla pubblica amministrazione di modificare l'atteggiamento che tipicamente queste hanno quando devono rilasciare un'autorizzazione, cioè invece di fare i controlli anteriori, quindi di fare delle verifiche e poi di rilasciare l'atto autorizzatorio, con le SCIA è necessario che le pubbliche amministrazioni cambino atteggiamento e affrontino sempre di più e si organizzino sempre di più, organizzino sempre di più la propria attività, la propria azione amministrativa nella fase dei controlli. In questo caso la lettera del comma 2 prevede che i controlli dà un input alle pubbliche amministrazioni dicendo che i controlli non devono essere fatti necessariamente su tutto, ma che devono essere fatti a campione, che possono essere fatti a campione, anche modulando i controlli sulla base del rischio e dell'entità del beneficio che l'azienda ha avuto. Quindi, se per esempio io vado a realizzare un'attività che mi amplia, cioè, laddove il rischio è maggiore, allora la pubblica amministrazione deve in qualche modo, come dire, prevedere un controllo maggiore rispetto alle attività dove non ci sono grossi profili di rischio. Ha introdotto anche, naturalmente i controlli vanno fatti nei casi di ragionevole dubbio, dice il testo della norma, sulla veridicità delle autocertificazioni, in questo caso modificando l'addizione del comma 1 dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000, che prevedeva di fare controlli nei casi di fondati dubbi, quindi
ancora una volta il legislatore dà un input alle pubbliche amministrazioni rispetto a come organizzare la propria attività di controllo. E, è previsto questo per rafforzare l'idea, l'importanza, no, la responsabilizzazione anche di chi deve rendere le autocertificazioni che poi le pubbliche amministrazioni devono andare a controllare, la revoca dei benefici, degli eventuali benefici già erogati. Il divieto di accesso a ulteriori contributi finanziari per un periodo di 2 anni dall'adozione dall'atto di decadenza, nel caso in cui si siano trovate, insomma, delle dichiarazioni mendaci, e questa naturalmente è una disposizione importante e che noi intendiamo che vada applicata per tutte le amministrazioni, cioè nel senso. Il divieto di accedere a finanziamenti vale per tutte le amministrazioni, non soltanto per i finanziamenti erogati dall'amministrazione che ha fatto l'atto di decadenza. E poi viene anche previsto un aumento della sanzione penale nel caso di dichiarazioni mendaci rispetto a quella già prevista dal comma 1 dell'articolo 76 del 445, da un terzo alla metà. Quindi da questo punto di vista c'è, come dire, ripeto, una spinta ulteriore. Sia per rafforzare l'azione amministrativa sul controllo a posteriori, sia sulla responsabilizzazione di chi fa le autocertificazioni, che deve rendersi conto che, come dire, si assume delle responsabilità, appunto, anche penali. La lettera D del comma 2 ribadisce ancora una volta il divieto per le pubbliche amministrazioni di non chiedere al privato produzione di atti, documenti e altri dati che sono già in possesso delle pubbliche amministrazioni introduce anche il concetto della nullità degli atti, delle sanzioni che eventualmente le pubbliche amministrazioni dovessero disporre nei confronti dei privati laddove questi omettano di esibire documenti che sono già in possesso della pubblica amministrazione oppure di un'altra amministrazione, di un'altra pubblica, dell'amministrazione precedente oppure di un'altra pubblica amministrazione. Queste disposizioni dell'articolo 264 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni da garantire ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, quindi sono, come dire, non derogabili a livello regionale. Passiamo adesso per consentirvi, per andare velocemente e consentirvi e lasciarvi più tempo per fare domande, passiamo adesso alla gestione della conferenza di servizi nel portale Calabria Suap. Come sappiamo tutti, come abbiamo detto più volte negli incontri che abbiamo fatto con i Suap sui territori finché è stato possibile, stiamo anche insomma provando a. Stiamo provando a sperimentare questa nuova modalità di formazione a distanza utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione e l'abbiamo fatto per i SUA e lo faremo anche per i SUAP, però appunto come sappiamo, come abbiamo visto, come abbiamo detto, la conferenza dei servizi è stata profondamente innovata dal decreto legislativo 137 del 2016 in attuazione della legge Madia, che ha rivisto completamente il contenuto degli articoli 14 e seguenti della legge 241. Qua facciamo solo proprio un passaggio di massima su quelle che sono le disposizioni perché comunque sono conosciute. Le tipologie di conferenze e servizi previsti adesso, oggi, dalla 241 sono la conferenza di tipo decisoria, che può essere semplificata asincrona oppure simultanea e sincrona, la modalità ordinaria è la forma semplificata e che quindi deve essere sempre indetta ed è obbligatoria quando occorre acquisire almeno i pareri di due enti differenti. Poi ci sono anche mentre la forma, diciamo, simultanea è una forma residuale che va convocata soltanto nei casi previsti dalla norma, quando ricorrono ragioni di particolare complessità oppure negli altri casi che poi sono previsti. La norma prevede poi altre due tipologie di conferenza, la preliminare,
che può essere una conferenza richiesta anche dal privato per verificare sulla base di un progetto di massimo e di uno studio di fattibilità le condizioni per eventualmente, quali siano le condizioni da ottemperare per poter ottenere poi i pareri necessari per la realizzazione effettiva dell'intervento, oppure la conferenza istruttoria, che è una conferenza anche questa di tipo facoltativo, che può essere indetta tra le pubbliche amministrazioni, soprattutto quando sia necessario effettuare un esame contestuale di interessi pubblici che sono connessi a un procedimento amministrativo, oppure a più procedimenti amministrativi che comunque sono in relazione tra di loro. E quindi da questo punto di vista, diciamo, sono comunque due tipologie di conferenze importanti che magari non vengono molto utilizzate, ma che è comunque possibile, che è comunque necessario tenere a mente. La conferenza semplificata sincrona, la norma detta una serie di dati essenziali che devono essere contenuti nell'indizione della conferenza servizi, che deve essere indetta nei 5 giorni dall'accedimento alla domanda. Deve contenere l'indicazione del termine perentorio per richiedere integrazioni da parte degli enti che sono coinvolti, che sono 15 giorni. Deve sempre indicare il termine sempre perentorio di 45-90 giorni entro cui le amministrazioni coinvolte devono dare il proprio assenso. E la mancata comunicazione di questo assenso, appunto, comporta l'acquisizione come se fosse un parere favorevole. Deve essere indicata nella nota la data dell'eventuale conferenza sincrona, laddove non si potesse, non, la conferenza, diciamo, simultanea, la conferenza semplificata, non si riuscisse a chiudere con un procedimento, con una chiusura positiva o negativa, diciamo. Quindi, laddove non si è in grado di chiudere né positivamente né negativamente, si procede alla riunione semplificata. La conferenza invece sincrona va fatta nei casi in cui appunto ci sia particolare complessità, cercando di valutare in maniera restrittiva questa norma, questa previsione, oppure nei casi in cui venga richiesto dalla stessa, da richiedente, dall'azienda che deve realizzare l'intervento, l'attività, oppure da uno degli enti che sono stati coinvolti nella conferenza semplificata nei 15 giorni in cui è possibile richiedere integrazioni. Anche in questo caso, gli enti devono partecipare alla conferenza ed esprimere in conferenza il proprio parere. Se non lo esprimono, il parere viene inteso positivo, acquisito favorevolmente, salvo che non si tratti di amministrazioni che devono dare per disposizione dell'Unione Europea un provvedimento espresso. Questo vale naturalmente sia per la sincrona che per la asincrona. La determinazione nel caso in cui la conferenza sincrona si può chiudere con o all'unanimità oppure sulla base delle posizioni prevalenti. Nel caso in cui la conferenza si chiude sulla base delle posizioni prevalenti, le amministrazioni dissenzienti hanno la possibilità di opporsi nei 10 giorni successivi facendo richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vado velocemente. Rispetto, diciamo, all'obbligo previsto dalla normativa di attivare la conferenza di servizi nel caso in cui sia necessario richiedere i pareri di almeno due enti differenti, nel portale Calabria Suap, è stato introdotto, diciamo, un meccanismo che supporta l'operatore nella corretta applicazione della disciplina. Infatti, nel momento in cui l'operatore SUAP definisce che in relazione a una pratica è necessario acquisire i pareri di almeno due enti differenti, nella sezione sostanzialmente verifiche compare un alert che rammenta all'operatore che in questo procedimento andrebbe convocata la conferenza. L'operatore può valutare se convocare effettivamente la conferenza oppure inserire la motivazione per cui ritiene che non sia il caso di convocare la conferenza di servizi, perché per esempio ci sono verifiche, non sono pareri, perché il sistema non distingue tra queste tipologie di endoprocedimenti. Nel caso in cui decida di ricorrere alla
comunque convocazione della conferenza di servizi, lo può fare direttamente naturalmente dal sistema nella sezione apposita della conferenza dei servizi, dove sceglie la tipologia di conferenza da realizzare, quindi semplificata, simultanea, preliminare o istruttoria. Il sistema propone già gli enti, suggerisce già gli enti che sono titolari degli endoprocedimenti, dei pareri che l'operatore suo ha definito che servono su questa pratica, ma è possibile anche convocare e inserire ulteriori enti che non sono collegati ad procedimenti specifici, ma il cui parere è necessario in relazione a quella tipologia di procedimento. Nel momento in cui viene deciso di fare una conferenza dei servizi simultanea, quindi sincrona, o perché si decide di farla direttamente sincrona, o perché è fallita, non si è riusciti ad arrivare ad una determinazione conclusiva nel caso della conferenza semplificata, il sistema regionale consente di realizzare la conferenza simultanea anche in modalità di videoconferenza, quindi simultanea ma a distanza, visto il periodo è particolarmente, come dire, rilevante questa cosa. L'unica è quindi perché il sistema regionale si è dotato di un applicativo che consente di gestire in maniera stabile delle videoconferenze. In questo caso però l'accortezza di chiedere qualche giorno prima della convocazione della conferenza dei servizi, di inviare sempre tramite sistema, lo propone il sistema stesso nella sezione della conferenza dei servizi, di richiedere la prenotazione di una sala virtuale, all'assistenza di Calabria sua, che risponderà in tempi brevissimi, inviando il link da inserire nella nota di convocazione della conferenza simultanea. E quindi a questo punto si potrà procedere sempre tramite la sezione conferenza ad inviare la convocazione, che sostanzialmente significa consentire a tutti gli enti che sono coinvolti nella conferenza di avere le autorizzazioni per entrare e visualizzare la pratica con tutta la documentazione, senza naturalmente che ci sia necessità di fare spostamenti, trasmissioni a mezzo PEC, quindi non c'è nessun tipo di problema legato alla dimensione dei file e così via. Quindi l'unica accortezza, perché è capitato che magari non sia stato chiesto, l'unica accortezza è chiedere qualche giorno prima la disponibilità della sala virtuale. Naturalmente, per poter gestire una videoconferenza è necessario di essere dotati di un collegamento internet, di una webcam o di un microfono, ma teoricamente queste cose si possono gestire anche tramite ormai cellulari, laddove non sia, come dire, possibile farlo col computer, perché l'applicativo che viene utilizzato consente di collegarsi alla videoconferenza anche tramite dispositivo mobile, per cui da questo punto di vista è molto semplice la gestione. Va bene, io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Adesso, visto che ci sono le domande, non sono riuscita a leggere, penso che Franco abbia visto qualche domanda. E adesso, insomma, voi potete chiedere, scrivere le domande e proveremo a rispondere. Franco, vuoi cominciare tu a rispondere a qualcuno? Non si sente, Franco. Devi attivare il A microfono. qualcuna ho risposto, e alle altre le sto leggendo e ora insieme a Caterina le cerchiamo di rispondere a tutte. C'è una domanda di Giuseppe Latella. In merito alla presentazione delle pratiche attraverso lo sportello SUAP, trattandosi di concessione di opera pubblica, il concessionario può trasmettere direttamente al nostro ufficio la pratica per la richiesta del relativo parere? Quindi, se ho capito bene, la domanda è se deve necessariamente passare da SUAP oppure no. Nel caso, trattandosi di opera pubblica, no, non è necessario che passi da SUAP. A volte capita il contrario, che
In alcuni casi, laddove sia necessario acquisire i pareri per le opere pubbliche, finché non sarà disponibile il portale del SUE, il sistema informativo del SUE, diciamo regionale, che stiamo predisponendo, molto spesso vengono acquisiti i pareri tramite SUOP per la facilità, diciamo, di gestione delle pratiche. E poi c'è una domanda di Laura Felicetti. Qualora nel corso di una delle riunioni della conferenza in modalità sincrona qualcuno degli enti esprime la propria determinazione favorevole e non la ribadisce nel corso dell'ultima riunione, quel parere favorevole andrà considerato acquisito anche perché lo si potrebbe considerare un assenso senza condizioni. Ma se l'ha già espresso, sì, si è sicuramente acquisito e non ha, come dire, modificato il proprio parere nel corso dell'ultima riunione, oppure non è intervenuto, si intende acquisito il parere per come l'ha già espresso. Non so se vediamo qualche altra domanda. Fino al 21 luglio per l'acquisizione del parere del vincolo idrogeologico è obbligatorio farlo tramite SUOP o è possibile accettare le PEC? Ma la questione del farlo tramite SUOP o tramite PEC non ha un termine, nel senso che la disciplina su SUOP, al di là, insomma, della parte che ha detto Franco sulle richieste di ampliamento delle concessioni di suolo pubblico, non è stata sospesa. Per cui comunque, laddove si tratti di un'attività imprenditoriale che rientra nelle fattispecie previste dal DPR 160, la richiesta va presentata al SUOP, che è l'interlocutore unico dell'azienda, e poi il SUOP interloquisce con tutti gli enti, compresi quelli competenti per il parere del vincolo idrogeologico, e quindi va fatto tramite SUOP, se si tratta di un'attività imprenditoriale. Laddove naturalmente non si tratti di un'attività imprenditoriale, invece può essere acquisita con le modalità ordinarie, almeno fino a quando non ci sarà la possibilità di utilizzare il sistema informativo del SUE. Per quello che riguarda gli asili nido, che è la domanda di Francesca Lofa, attendiamo un attimo, ci sono delle linee guida sui centri estivi, quindi attendiamo magari di avere ulteriori dettagli sulle modalità di realizzazione di esercizio di queste attività. In linea generale, laddove sia possibile rispettare le disposizioni che saranno dettate, in termini di distanza, di sicurezza, quindi se le attività sono consentite, è possibile Caterina, naturalmente mi dicono svolgerle. che alcuni mi dicono che l'audio si sente a intermittenza. Magari prova a avvicinarti. Già che ci sono, rispondo a Michele Roseto. Per le attività che riguardano il SUE, la regione ha incontrato, diciamo, tutti i comuni e li sta incontrando. Ovviamente a ridosso del mese di giugno. E fino alla parte iniziale del mese di luglio saranno fatte delle attività formative, sia attraverso webinar e, se possibile, diciamo qualcuna anche in presenza. E lo stesso la Regione sta programmando di farle sia con gli enti interessati che con gli ordini professionali tecnici in particolare, per fare in modo, diciamo, che per il 21 di luglio tutto sia a posto. Il SUE ha scontato purtroppo, cioè la messa in produzione, la pubblicazione di Calabria SUOP ha scontato purtroppo l'emergenza, l'ha presa in piena l'emergenza sanitaria, e quindi la regione è stata costretta a rinviare la messa in produzione del portale, però questo, insomma, ci consente di fare magari delle ulteriori attività, appunto, come diceva Franco, di formazione.
Giuseppe Latelle, i documenti da non acquisire direttamente perché in possesso di altre amministrazioni, quali comprende, per esempio, titoli di proprietà, certificati di destinazione, tutto ciò che è già in possesso di pubbliche amministrazioni e che quindi in qualche modo è stato già richiesto, diciamo, naturalmente non va richiesto. Stiamo parlando naturalmente di che so, per esempio, l'agibilità, la copia del permesso di costruire, la copia della Camera di Commercio, cioè tutto ciò che è atto prodotto dalle pubbliche amministrazioni. Quindi il titolo di proprietà, probabilmente quello è comunque un atto che si può chiedere all'azienda o a chi fa la richiesta, perché comunque non è un atto prodotto, diciamo, dal privato. Per le fiere in luoghi aperti al pubblico si prevede una normativa che possa consentire questi eventi oppure sono sospesi? Al momento sono sospesi, voi sapete, voi penso che viviate come noi, no? L'aggiornamento quotidiano sulle attività che si possono realizzare, non si possono realizzare, aspettiamo tutti di capire cosa succederà il 3 giugno, perché penso che il governo voglia vedere come va, la curva, come sta andando la curva del contagio, se continueranno probabilmente a continueremo ad avere dei numeri favorevoli, probabilmente si riusciranno anche a fare delle ulteriori di questo tipo di attività. Naturalmente bisogna capire quali saranno le modalità, ma penso che anche in questo caso ci saranno delle linee guida. Avevo letto che, per esempio, in alcuni casi laddove si prevedono gli assembramenti per fronteggiare la possibilità di contagio, si potrebbe prevedere l'obbligo di utilizzare la mascherina anche all'aperto, e quindi potrebbe. Però al momento sono sospesi, vediamo cosa succede il 3 giugno. Non so se ci sono. Anna Giulia sta, vedo che sta per scrivere. Va bene, se non ci sono altre Francesca. domande. Mi pare che sta scrivendo. Ce n'è un'altra di Anna Giulia Cagliazzo. In caso di modifiche strutturali realizzate per conformarsi alle misure anti-Covid, non vanno quindi notificate uffici tecnici o WWF? No, devono naturalmente rispettare i vincoli previsti dalla normativa, quindi bisogna che ci sia un'asseverazione del tecnico in questo senso. Nel momento in cui non vanno acquisiti pareri, a meno che non lo richieda l'azienda, come abbiamo detto prima. Nel caso in cui invece si voglia mantenere queste opere, queste modifiche, anche oltre il 31 dicembre, invece andranno acquisiti, facendo eventualmente la conferenza dei servizi. Va bene, mi sembra, Francesca, non so Mi se sembra che non mi ci sono sono altre domande, avremo poi altre occasioni di approfondimento. Sento il rimbombo. E quindi ci salutiamo. Ci salutiamo, grazie Sì, grazie, a grazie. tutti. Grazie a tutti e ci vediamo prossimamente. Buona ripresa. Arrivederci. Arrivederci.